Oggi vi volevo parlare, ve lo ricordate l'FM5 Mini? Questo praticamente è un gemello con una testa cambiata, questa è della Siwi, però è un gemello dell'Highlights. Ora, tanto per tirare in ballo Highlights, ma è stesso discorso anche per Shiretu e compagnia bella, insomma, i cavallettini che costano poco di questo tipo qua e anche tipo i KNF Concept, cioè quelli un po' più grandi, diciamo, no? Io vi dico sempre che sono pezzi assemblati di vari marchi, vari fornitori che magari finiscono lo stock e ne iniziano un altro, quindi mischiano anche i pezzi. Guardate qua, lo vedete che il nero delle gambe è diverso. Ora, voi direte sì, vabbè, ma il pezzo è uguale, tanto funziona lo stesso. È vero, funziona benissimo, funziona anche meglio dell'FM5 Mini. Però che cosa succede? Che magari per un controllo di qualità queste sono fatte meglio di queste, mi spiego meglio. Questa parte qui non è tutta la gamba, questa è tutta la gamba. Questa parte qua viene saldata a pressione, a caldo, penso, su un altro tubo sotto, ok? E poi qua ci sono le gambe che escono fuori a mo' di antenna, sono telescopiche. Cosa succede? Io mi lamento spesso dei cavalletti KNF Concept perché? Perché ho avuto modo di vedere un cavalletto al quale è uscita la gamba da questa parte qui, cioè dalla parte saldata a pressione. Ed era lo stesso identico gioco, nel senso una parte più chiara e le altre più scure. Vedete? Queste sono uguali, questo è diverso. Quindi ragazzi, fate attenzione. Io questo per il momento lo sto usando sempre sul tavolo, insomma, niente di che. Però anche per cavalletti più grandi, fate attenzione se potete a queste parti, o almeno guardate i cavalletti che si sono presi i vostri amici e vedete se c'è questo gioco. Se c'è questo gioco, fate molta attenzione, avvisatelo, molto probabilmente qua prima o poi cederà. Quindi se avete anche magari un pezzo di altri cavalletti che è compatibile, molto probabilmente lo cambiate direttamente, cambiate la gamba e vi evitate il rischio. Ciao!